La dei super match del dilettantismo prosegue incessante con un altro scintillante turno dai ritmi accesi come un twist che mescola insieme le emozionanti sfide per i grandi obiettivi stagionali. Febbraio è intriso di gelo e mattini piovosi e sebbene la categoria riposi, eccellenze e promozione non conoscono pause. Niente scuse, lo spettacolo continua. A imprimere di pathos la 22esima giornata c'è il focus del big match del comunale, Real Pomezia Alba Longa. Serpeggiando tra sogni d'alta classifica, si intensifica il duello sportivo tra i pometini e i castellani. All'andata vinsero i padroni di casa del Pio XII, su un rigore ribattuto che persi ai suoi non mandarono giù. Per continuare a stare lassù, la sfida di ritorno si preannuncia luminosa come gli astri del firmamento. Da questo incrocio vuol trarne giovamento il Borgo Podgora, che alla canonica ora riceve il Monte San Giovanni Campano. Le affascinanti sfide verso il traguardo proseguono col Nettuno che va sul campo del Morandi, per un testacoda da non prendere sotto gamba. L'ho appena incontrato il Cedi al Lido dei Pini, che intanto visita la compagnia portuale Civitavecchia, ricordando ancora il match rocambolesco dell'andata. Ed è una giornata da trasferta poi per l'Uni Pomezia, in casa dell'Almas Roma. E dopo la stracittadina, il team Nuova Florida ritrova invece il Selva nel posticipo contro il Palocco. Il fiocco della spettacolarità del prossimo weekend non finisce qui. Proseguono i recuperi dei match rinviati in categoria. Spicca in particolare quello del Bruschini B. L'Air Clima riceve il Terracina, per Tontini il vertice si avvicina e con due recuperi nei turni di sosta, in pratica il suo club non si è mai fermato. E poi tutti in pista da capo ad inseguire auspici e fato. L'appuntamento è come sempre confermato. Ci vedremo ancora una volta tutti insieme qui, in diretta TV su Pontina Calcio Show.